L'ultima volta che ho guidato un'auto con un motore termico dalla cilindrata così piccola era a 18 anni la mia vecchissima Panda del 1992. Era una Dance 900 di cilindrata. Ora ritrovo un po' quelle sensazioni, anche se è passata un'era geologica, con questo piccolo motore rotativo. È un motore da 830 di cilindrata, quindi piccolino, compatto, 75 cavalli. Perché? Perché serve fondamentalmente da generatore, quindi dimenticatevi il motore che la Cosmosport aveva negli anni 60, era un rotativo fatto per le prestazioni, girava molto più in alto. Qui abbiamo sempre il rotativo, che è una caratteristica, una costante che ha abbracciato tutta la storia di Mazda, tanto che sono arrivati a produrre ben 2 milioni di unità di questo motore, e fa da generatore per un sistema che è ibrido plug-in o elettrico con range extender. La linea è molto sottile, decidete voi qual è la definizione che volete utilizzare. Fatto sta che c'è una batteria che dimezza la capacità rispetto alla versione, alla MX-30 puramente elettrica che abbiamo provato e riprovato ormai da diverso tempo. Qui abbiamo 17,8 kWh di capacità di una batteria, della batteria integrata, più un motore elettrico che fondamentalmente è lo stesso che avevamo nella vecchia versione, e quindi è in grado di erogarci circa 170 cavalli o forse poco di più. Comunque trovate tutte le informazioni precise nell'articolo in descrizione. Una coppia di 260 newton per metro, non è uno di quegli elettrici super spinti dalla coppia molto aggressiva, ma siamo sul SUV-ettino che è più o meno sta tra il segmento B e il segmento C, e i 260 newton per metro sono dei valori in linea con i vecchi piccoli SUV diesel. Io faccio sempre l'esempio della mia Nissan Juke, che aveva un motore da 1.5 litri e 240 newton per metro la prima versione, poi aggiornandola con i restyling sono andati leggermente più in alto. Però considerate che una coppia di questo tipo è perfetta per un'auto di queste dimensioni, lo era già nel diesel che sì, la erogava in basso ma non da zero giri, figuriamoci su un elettrico che ce la scarica a terra in maniera istantanea. Quindi valgono tutte le considerazioni di guida che abbiamo fatto per la versione puramente elettrica, perché alla fine questo non cambia. Semplicemente Mazda, e se ve lo ricordate, ve l'ho fatto vedere nel video secoli fa, è andata a riempire quel buco che c'era nel vano del motore che già ospitava una staffa e che quindi ci aveva già annunciato quali sarebbero stati i piani futuri del produttore. Qual è quindi il mondo di questa Mazda MX-30 REV? È un mondo per chi cerca un'auto che permetta di percorrere quegli 85 km, questa è l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, con la ricarica della batteria, una ricarica che non è velocissima come altre plug-in. Ci sono plug-in, per esempio le ultime novità del gruppo Volkswagen, che si spingono anche a 50 kW in corrente continua. Qui arriviamo a 36 kW in corrente continua, 11 kW in corrente alternata. La ricaricate a 11 kW se trovate la colonnina in meno di un'ora, altrimenti in meno di mezz'oretta con la corrente continua, e vi fate quegli 85, facciamo che siano 75 km in modalità solo elettrica, per poi proseguire con un serbatoio da 50 litri di benzina che vi permette di sopperire a qualsiasi altra circostanza. L'idea appunto è quella: nel quotidiano andare in elettrico e per tutte le altre situazioni utilizzare la benzina. Proprio per questo ci sono tre modalità di guida ed è interessante spiegarle, perché ragionano tutte con delle logiche diverse. La prima è la modalità normale. Questa ci porta la batteria se carica, cioè utilizza la batteria fino al 45%. Una volta che noi siamo arrivati al 45%, ipotizzando che siamo partiti dal 100 o dal 90 o da comunque una cifra più alta, lei poi attiva e disattiva il motore termico, che non è un motore di trazione, questo è un ibrido serie, quindi il termico serve per generare elettricità che va nella batteria che poi la manda al motore. Attiva questo generatore per continuare oscillando, immaginatevi il grafico di accensione e spegnimento del motore termico, per continuare a tenere lo stato di carica intorno al 45%, che è quello che è stato ritenuto ideale dagli ingegneri di Mazda per ottimizzare le prestazioni e anche, immagino, la durata della batteria nel corso del tempo. Con la modalità EV, quindi solo elettrica, che è quella che sto utilizzando io, invece voi andate a dire all'auto: utilizza la batteria fin quanto ne hai. Io non voglio che si accenda il motore elettrico, ed effettivamente negli ultimi 42 km, siamo partiti più o meno col pieno di elettroni,
questa MX-30 il motore termico non è andato a accenderlo, però ora vi dimostro una cosa. Io butto giù ed ecco che sento attivarsi il rotativo, perché in questa modalità, anche nella modalità normale, quando voi andate al kickdown, ovvero premere fino in fondo il pedale, lei comunque attiva il generatore, perché anche se la batteria ha una carica, l'attivazione del generatore genera una corrente che viene addizionata a quella della batteria e quindi ci dà quello spunto in più, perché più importante la corrente in uscita, più potenza voi riuscite a dare al motore elettrico, perché è sempre lui che si occupa della trazione, che ricordo che in questo caso è anteriore. L'ultima modalità invece è quella che ci mantiene il livello della batteria a un nostro desiderata. In questo caso possiamo impostare un 80%, si parte da un minimo di 20 e si arriva fino al 100, sono incrementi percentuali di 10 in 10. Noi impostiamo la nostra carica e lei praticamente utilizza il generatore per oscillare intorno alla carica che abbiamo impostato. Ad esempio 50%, lei non scenderà mai sotto al 50%, quando sta per scendere sotto attiva il generatore in modalità ricarica, fondamentalmente sfrutta un pochino più di potenza del termico e quindi i consumi aumentano se voi avete una batteria più scarica della percentuale impostata, e va a mantenerla così poi quando entriamo nel centro abitato o nella zona a traffico limitato, in quel caso possiamo attivare noi manualmente la modalità elettrica e viaggiare a zero emissioni locali. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, MX-30 resta un SUV sempre compatto, 4,4 metri di lunghezza, 2,65 di passo, un bagagliaio da 350 litri che poi può essere aumentato abbattendo il divanetto posteriore fino a 1155 litri, fondamentalmente è una 4 posti, ha un passo decente per 4 adulti. Il quinto resta sempre molto sacrificato su questa categoria, ma d'altronde è un po' un difetto, se vogliamo definirlo così, di tutto il segmento. Però le dimensioni d'altra parte sono quelle ideali per un paese come l'Italia, perché poi quando andiamo a superare 4,7 metri con i SUV diventa un pochino più complicato, specie per i garage delle grandi città o anche per il parcheggio semplicemente. La qualità, l'abitacolo, la dotazione è fondamentalmente la stessa, quindi abbiamo sempre un buon utilizzo di materiali. Tra l'altro loro hanno fatto, questa è una delle edizioni speciali che celebra, diciamo, il ritorno, da qui la R del rotativo, di doppia R, no, ce n'è una sola, e quindi ha un'attenzione particolare anche alla livrea esterna, che ci propone una colorazione in nero con queste fasce rosse che vanno ad attraversare i montanti anteriori verso la parte alta del tetto. A parte questo, Android Auto, Apple CarPlay, lo schermo che però è contornato da dei tasti sulla sezione laterale per il climatizzatore, e il piccolo schermino a sviluppo orizzontale che è posto in centro, lontano, vedete che la mia mano è qui e non ci arriva a toccarlo, dal conducente, navigazione, eventualmente Android Auto e Apple CarPlay, e la possibilità di controllarlo tramite il classico rotore centrale che poi è contornato da alcuni tastini rapidi, per esempio quello per accedere immediatamente alla mappa e via dicendo. Strumentazione mista analogico-digitale e il solito Jim by Tai. Perché dico il solito? Perché ormai nel mondo Mazda siamo abituati al fatto che l'ergonomia della seduta, la posizione di volante, pedaliera, la triangolazione tra sterzo, seduta e pedaliera è sempre quella ideale per avere il massimo comfort e il massimo anche piacere di guida da un certo punto di vista. In termini di piacere di guida, questa come accelerazioni ha sicuramente delle prestazioni interessanti, anche se non è mai un fulmine. L'ho già provata con la versione elettrica, anche abbastanza carica, e lei si comporta tutto sommato bene. Considerate che però sono sempre 9,1 secondi per lo 0-100, quindi non è l'elettrica da sparo, non è la super car, se vogliamo definirla così, come può essere una Model 3 Performance o come può essere una Polestar 2 o il pacchetto Performance e la trazione integrale, eccetera eccetera. Qui siamo in un segmento molto più cittadino. Per quanto riguarda la l'assorbimento è sempre ottimo, infatti il setup di Mazda è molto morbido e me ne accorgo anche quando affronto questi tratti in cui hanno rifatto l'asfalto. Filtra pochissimo a livello di vibrazioni, ma filtra anche poco a livello di frusci aerodinamici, perché tutto sommato l'insonorizzazione è buona. Vado in soggettiva per farvi vedere, qualora vi foste persi, la prova della MX-30 elettrica. Qui il funzionamento è lo stesso, ovvero quello delle palette al volante. Voi avete due modalità
in sopra, quindi in rilascio, in scorrimento, e due modalità in rigenerazione, oltre alla modalità drive classica che ha una rigenerazione abbastanza bilanciata. Quando voi andate a mettere in D-, definiamolo così, abbiamo sì una maggior rigenerazione, ma la guida non è mai ad un pedale, perché qui non è presente quel sistema tradizionale che abbiamo visto sulle Tesla, sulle Leaf, ma anche sulle Hyundai, per esempio, che con le palette riescono ad arrivare alla frenata completa. Qui abbiamo un aumento o una riduzione della rigenerazione, ma non c'è mai lo stop completo. Batteria esaurita poco sotto agli 80 km, quindi, come da promesse, effettivamente quegli 80 km ve li fa fare. Il consumo medio è stato di 16 kWh ogni 100 km con piccolissime fasi, un litro di benzina fondamentalmente ogni 100 km, in cui io sono andato per il test a richiedere l'intervento del motore termico. Tra l'altro, cosa succede quando il motore termico va, la batteria va ad esaurirsi? Beh, in quel caso il motore termico continua a fare da generatore, anche nelle fasi in cui voi siete in rilascio. Se siete, come in questo caso, completamente vicini allo 0%, lui continua a generare, quindi in accelerazione forte, tanto la velocità massima è di 140, lui aumenta i giri. Quando voi siete in rilascio e la batteria è sempre allo 0%, lui diminuisce un pochino i giri, lo sento dal sound, ma resta comunque attivo, perché intanto utilizza la benzina per creare corrente e quindi per ricaricare un minimo la batteria, così che poi, appena arriva la richiesta successiva di potenza, lei abbia quello spunto a disposizione. Quanto ci costa la MX30 ibrida plug-in o elettrica con range extender, insomma questa REV? Ci costa esattamente come l'elettrica. In pratica, con 38.520 euro, punto di partenza del listino al quale poi dovete scalare eventualmente l'incentivo grosso in caso scegliate l'elettrica, o l'incentivo un pochino più piccolo in caso scegliate questa che conta, a conti fatti, come un'ibrida plug-in, voi vi portate a casa una delle due versioni. Quindi, stessa cifra, o avete la batteria doppia, e quindi il costo serve a ripagare il fatto che avete più capacità di batteria, oppure avete la batteria dimezzata e il costo serve a ripagare il fatto che vi hanno aggiunto il motore termico e quindi il famoso Wankel che ci funziona da generatore o range extender. Ultima chicca finale prima di lasciarvi: tra gli accessori o presente di serie a seconda della versione, voi avete anche il V2L, Vehicle to Load in inglese, è un acronimo che sta per, è presente una presa dove ci attaccate qualsiasi cosa. Ormai nel mondo delle elettriche l'abbiamo visto spesso, in questo caso Mazda ha dotato l'auto di una presa che eroga in uscita massimo 1,5 kW di potenza, e quindi immaginatevi cosa potete collegarci. Fondamentalmente tantissimi elettrodomestici, potete in teoria collegarci anche il frigorifero, oppure potete utilizzarla per ricaricare un monopattino o per ricaricare in maniera molto lenta anche un'auto elettrica, volendo. Infine anticipo una domanda che so già che mi farete: cosa succede quando la batteria si scarica? Beh, a livello tecnico succede che lei viaggia intorno a quello 0%, se voi avete messo la modalità EV, che è andata quindi a succhiare tutti gli elettroni dalla batteria, come se fosse una sorta di ibrida, nel senso che il motore termico si attiva a cicli on off per continuare ad avere una capacità minima, come se fosse appunto la batteria da 0,4 kWh di un'ibrida, e continua comunque ad andare con la trazione completamente elettrica. Bene, per questa prima prova su strada della MX30 REV o REV, quindi quella con il motore Wankel, è tutto. Come al solito, se avete domande fatemene qui nei commenti, tutti i dettagli, la scheda tecnica li trovate sulle pagine di hdmotori.it. Io sono Luigi Melita, alla prossima, ciao!